dal libro della sapienza. Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivono nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere, ma o il fuoco o il vento o l'aria sottile o la volta stellata o l'acqua impetuosa o i luminari del cielo considerarono come dei regnitori del mondo. Se stupidi per la loro bellezza, li hanno presi per dei, persino quando è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, persino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce l'autore. Tuttavia, per costoro leggero è il rimprovero, perché essi forse si ingannano nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo. Occupandosi delle sue opere, compiono indagini, ma si lasciano sedurre dall'apparenza, perché le cose vedute sono tanto belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché sì, se tanto poterono sapere da scrutare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto il padrone? Ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Anche se pecchiamo, siamo tuoi, conoscendo la tua potenza, ma non peccheremo più, sapendo che ti apparteniamo. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Conoscerti è giustizia perfetta, conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Cominciamo questa splendida meditazione sul brano di questa sera, ecco, dalla parte conclusiva, ricordando anzitutto il motivo per cui esistiamo, il motivo per cui siamo, tutti noi siamo qui, siamo vivi, sappiamo di esserci, abbiamo una vita biologica. Non sappiamo perché siamo venuti al mondo, non ci ricordiamo neanche il momento in cui siamo stati concepiti, cosa che forse non sa neanche nostra madre. Sappiamo la nostra data di nascita perché ce l'ha detto qualcuno. Ecco, ci siamo ritrovati in questo mondo, abbiamo imparato a parlare ascoltando i nostri genitori, a muoverci, a camminare con il loro ausilio, con il loro conforto. Ecco, ma arriva un momento in cui l'uomo deve chiedersi: ma io chi sono e io che ci sto a fare sul pianeta Terra? Da dove vengo e che ci sto a fare? L'immortale Catechismo di San Pio X, ecco, che nella sua semplicità ed essenzialità, ecco, forse a volte anche eccessiva, però aveva certamente il dono di un'estrema chiarezza, pur nella sinteticità, diceva che Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altra. Ma la prima cosa è conoscerlo, e la stragrande maggioranza degli esseri umani trascorre la vita non solo senza conoscere Dio,
ma senza neanche darsi pensiero di provare per quanto possibile a conoscerlo un po'. Perché la scrittura dice che già conoscere Dio è giustizia perfetta. Giustizia che significa? Giustizia significa adempiere ciò che Dio vuole, cioè ciò che è giusto che si adempia. È Dio che ci ha creato, ma non lo possiamo in questo mondo vedere e percepire in maniera immediata, vuole che la creatura, utilizzando le facoltà che lui stesso ci ha donato, prima fra tutte l'intelligenza, ma non solo, cerchi il Signore, perché lo possa conoscere. Il libro della Sapienza in continuazione ci esorta a questo. Questa sera il brano che abbiamo letto ci ricorda la possibilità e il dovere da parte nostra di riconoscere il Signore nella sua creazione, perché possiamo, noi siamo molto facilitati, stando in questa splendida chiesa, darci un'occhiata in giro. Chi ha fatto questo? Questo non si è fatto da solo, no? Questa chiesa, certamente una volta che è stata fatta, c'è una sua bellezza intrinseca che rimane come sua dote, ma questa l'ha fatta qualcuno, è stata progettata in merito di una chiesa, di tutte le chiese, va all'architetto che l'ha pensata, e quando è una chiesa d'arte come questa, anche gli artisti che pezzo per pezzo, dettaglio per dettaglio, l'hanno arricchita delle opere che concorrono a formare la sua bellezza. Ma quando noi guardiamo un'opera d'arte, certo l'opera d'arte è bella, ma il merito dell'opera d'arte va a chi l'ha fatta. Nessuno penserebbe che quell'opera d'arte è venuta dal nulla o si è fatta da sola. C'è un artefice. E quanto più è bella l'opera d'arte, tanto più bravo è l'artista. È evidente, no? Dentro questa chiesa sono delle opere d'arte molto belle, e senza nulla togliere ce ne sono altre meno belle, perché diverse sono le mani che hanno concorso alla formazione, insomma, di essa. Questo lo sappiamo sia per quanto riguarda gli affreschi, sia per quanto riguarda le pitture o anche le sculture, tipo quel ciborio antico che si contempla dietro la vecchia sede presidenziale, ecco, o il tabernacolo barocco che si trova attualmente nella cappella del Redentore, no? Ci sono tante mani, ecco, che hanno lavorato qui dentro. Ora, il creato è una manifestazione variegata, pluriforme, sublime, dell'infinita sapienza e bellezza di Dio. È proprio il libro aperto che parla della sua esistenza e del suo amore. Quindi quando la sapienza lamenta gli atteggiamenti delle popolazioni, delle culture arcaiche, penso che tutti ce lo ricordiamo, insomma, da libri di storia, che vedendo alcune cose belle nella creazione cominciavano ad adorarle e a considerarli come Dio, no? Sappiamo tutti quanti che c'era chi adorava il sole, chi adorava le stelle, chi adorava il vento. Ci sono tante religioni arcaiche, pagane, in Oriente oppure in Sud America, che adoravano alcuni elementi creati, considerandoli dei, e quindi proprio peccando formalmente di quel peccato contro il primo comandamento, che è l'idolatria, no? Quindi attribuire la divinità e adorare qualche cosa che la divinità non ha, perché è un ente creato. Peggio ancora, con il caso del peccato più raffinato, quando si tratta di idoli, no? Idoli del mondo, sesso, soldi, successo, eccetera, no? Ecco, ma l'autore dice: sta attento che se vedete le cose così belle nella creazione, perché il sole effettivamente è un grande mistero, una grande bellezza. La luna la stessa cosa, quanto ha affascinato, specialmente in passato, prima che l'uomo ci arrivasse, i grandi della terra, gli imperatori che volevano andare sulla luna, oppure la volta delle stelle, oppure il cielo,
oppure le infinite bellezze che contempliamo nel creato, i boschi, i fiumi, i mari, le grandi montagne, i ruscelli, i laghi, cioè le varietà infinite degli esseri viventi, degli animali, dei pesci, degli uccelli, insomma, quindi non potremmo starci un mese di seguito, insomma, davanti al Santissimo Sacramento a passare da segna tutta la pluriformità e la ricchezza e la fantasia infinita di nostro Signore, no? Ecco, è molto interessante vedere con questo spirito qualche bel documentario che parla del regno vegetale o del regno animale, e mentre scorrono tutte quelle specie strane, tutti quei colori bellissimi che, nonostante la potenza dei nostri computer, è difficile riprodurli in maniera uguale, no? quelle tinte straordinarie di cui è cosparso il creato, no? quei giochi, quei ritmi, quegli equilibri, è qualcosa di infinito. No, tutte queste cose il Signore le ha messe dinanzi a noi, non perché noi ce le facciamo passare dinanzi con uno spettacolo attribuito ad una non meglio definita natura, diciamo che bella la natura, come se fosse una sorta di dea la natura stessa, e quindi l'occhio si rallegra, ma senza che la testa pensi. Ecco, l'occhio si deve rallegrare, perché queste cose sono state fatte perché l'occhio si rallegrasse, ma la testa deve pensare però, perché chi ha fatto tutto questo è evidentemente più grande di ciò che ha fatto. Quindi se quello che ha fatto è così bello, quanto sarà bello l'artefice? Punto interrogativo. Ecco, e di questa cosa, ecco, mentre c'è qualcuno magari che sta lontano dalla fede, dalla vita, come dire, praticante, esplicita, per qualche trauma, per qualche brutta esperienza, magari può avere anche qualche circostanza attenuante, no? E però dinanzi a questa circostanza attenuante non c'è, dinanzi allo spettacolo del creato non ci sono circostanze attenuanti. Ecco perché abbiamo sentito dire che quelli che non riconoscono il Signore attraverso la bellezza e la grandezza delle creature sono inescusabili, non sono scusabili. Perché, come tante volte ho detto in tanti interventi e continuo a ripetere, non far funzionare il cervello che il Signore ci ha donato, quindi non farsi alcune domande, come dire, adeguate, e non dargli le debite risposte, è colpa. Perché noi non siamo come appunto gli animali ragionevoli che godono di tante cose belle che il Signore ha messo a loro disposizione senza potersi rendere conto, insomma, del perché ne godono, di cosa sono e di chi gliele mette davanti. Ma per noi uomini non è così, perché noi la ragione l'abbiamo, e la ragione ci sarà data anzitutto per conoscere Dio, prima che per imparare a vivere, studiare, applicarla alla conoscenza di grandi cose, alle attività professionali, tutte quante cose evidentemente in cui la nostra intelligenza deve essere applicata, ma anzitutto nel conoscere Dio, e anzitutto utilizzando quella sua parola esplicita, anche se misteriosa, scritta nel grande libro del creato, dove li possiamo e dobbiamo innamorarci di nostro Signore. Conoscerti è giustizia perfetta, conoscere la tua potenza è radice di immortalità. Ecco. Io tante volte ho detto, concludo questa riflessione con una condivisione personale, che mi piacerebbe immensamente, se ne avessi il tempo, ecco, ristudiare tante cose che da giovani si studiano un po' per forza e tanto per passare un anno di scuola, no? Ma di studiare per esempio la biologia, tutte quante le specie degli esseri viventi, l'anatomia, come è fatto il corpo umano, la zoologia, tutta quanta la varietà delle specie animali viventi, l'astronomia, conoscere
i misteri del cielo, le costellazioni, le galassie, le stelle, sono tutte quante cose che la scienza umana è arrivata a conoscere, ecco. E quindi è doppiamente colpevole, perché conoscendola molto meglio di quanto si conosceva ai tempi di Re Salomone, dovrebbe aumentare. Infatti alcuni scienziati intelligenti, pochi per la verità, dinanzi a quello che vedono, come dire, fanno un atto logico, riconoscendo che ci deve essere per forza un artefice che ha posto in essere tanta bellezza e tanta perfezione. Ecco, sarebbe davvero bello, perché in tutte queste cose, per esempio, o anche la fisica, conoscere bene le leggi della materia, gli atomi. Penso ai discorsi che faceva il grande professore, figlio di Padre Pio, Enrico Medi, che fu uno di coloro appunto che utilizzò tutta la scienza non indifferente che aveva come mezzo per avvicinarsi ulteriormente al Signore. Ecco, questo è una bellissima occupazione, ecco, perché ci permette di cogliere qualcosa, ecco, di quel grande atto di amore, di quel grande amo che il Signore ha detto all'uomo, perché tutto quello che è stato creato è stato fatto da Dio per noi, non l'ha creato per sé, l'ha creato per il nostro diletto, per il nostro vantaggio, per il nostro bene, per la nostra utilità. È quindi doveroso da parte nostra, ecco, ringraziare il Signore e andare oltre quello che vediamo, capire che dietro la creatura c'è l'opera del creatore, per questo conoscerlo meglio e dargli sempre più culto, gloria e ringraziamento per tutto quello che ha fatto per noi. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.